Faenza si unisce alle iniziative di solidarietà promosse in tutta Italia nei confronti dei due fucilieri del battaglione San Marco, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, ancora detenuti in India, e lo fa con una manifestazione in piazza e lo srotolamento di uno striscione sulla facciata del comune. Oggi qui in piazza Faenza una manifestazione organizzata a sostegno dei due Marò che sono in India. Come mai avete organizzato questa manifestazione e come l'avete pensata? Ne abbiamo fatte tantissime, questa è una delle tante. Questo però comunque, sottolineo, è un onore. Vedere i nostri due Marò esposti in una piazza famosa, bellissima come questa qua di Faenza, Piazza del Popolo. Noi di questo ne siamo onorati e non mancheremo mai di creare veramente e di riconoscere nella città di Faenza e nei suoi cittadini questo grande regalo che ha fatto a noi del Leone del San Marco, a tutti i marinai, perché mai dimenticarci che prima di tutto noi siamo dei marinai, marinai che hanno avuto il privilegio di essere assegnati al battaglione San Marco prima nei tempi che erano, ora attualmente Brigata Marina San Marco, da 550 siamo 4.000 adesso, questo ci fa onore, meno due che purtroppo non sono con noi ma sono in India. Questa manifestazione, che vedo è bellissima, di partecipazione, sono presenti tutte le associazioni ANMI dell'Emilia-Romagna nelle più alte responsabilità, dal delegato regionale, che è l'ammiraglio Mainardi, all'ammiraglio Ronconi, che è un faentino, che lui ha dato un'impronta affinché questo potesse avvenire, e all'ammiraglio che è presidente dell'ANMI di Ravenna. Io ringrazio, logicamente, lei intanto per il piacere e l'onore che mi ha dato per l'intervista. Ringrazio i miei collaboratori che alla pari, che non ci sono di primo, secondo, terzo, quarto, alla pari tutti operiamo affinché questa triste vicenda abbia un ruolo con scritto fine. Qual è la situazione dei Marò adesso? Adesso, domani è una giornata molto importante. Domani, 28 marzo, dovrebbe, io questo glielo anticipo, ma probabilmente non è ancora. Domani la magistratura indiana si riunisce per ancora una volta stabilire se la NIA, che è la polizia, e l'FBI indiano, tanto per capirci, deve comunque essere lei come parte integrante a porre le condizioni di ciò che saranno gli atti d'accusa. Perché l'assurdo è che dopo 2 anni non esiste ancora un atto d'accusa per i nostri due fucilieri. Però questa NIA ha dei pregiudizi rispetto, infatti voleva attribuire ai due marinai addirittura il ruolo di terroristi, loro che erano nell'Oceano Indiano per combattere il terrorismo, a sua volta vengono accusati di terrorismo. Domani la difesa italiana, cioè i difensori, non si presenteranno alla magistratura perché non la riconoscono. Il nostro prossimo obiettivo è l'arbitrato internazionale. Noi vogliamo che non sia un italiano, non sia un indiano, ma ci sia un arbitrato internazionale che possa portare in giudizio questi due fucilieri. Chiaramente nell'attesa che questo possa avvenire chiediamo che vengano rimpatriati, ritornano in Italia e loro, come hanno già fatto altre 2 volte, che sono ritornati perché 2 volte sono venuti in Italia e 2 volte sono tornati in India, si impegnano di ritornare in quello che sarà la sede del giudizio. Ma non deve essere un indiano, non deve essere logicamente un italiano perché sarebbe di parte, ma un arbitrato internazionale. Quindi si spera in questo Mamma mia, fondamentalmente. penso che sia l'unica possibilità che abbiamo per poter riavere i nostri due fucilieri nella loro casa naturale, che è l'Italia. I fucilieri Marò non erano andati a fare guerra, erano andati a fare una missione di pace. Quindi l'errore umano dovrebbe essere un po' più compreso. Mi sentirei di dire che non c'è errore umano, non hanno sparato a dei pescatori che erano lì probabilmente per fare il loro lavoro, perché hanno usato tutti i criteri di quelle che erano le norme di ingaggio, li hanno usato tutti. Questa imbarcazione non aveva segni di nazionalità, non avevano segnalazioni radio, non avevano radio, non avevano niente di niente e continuavano ad avvicinarsi alla nostra nave. Nonostante questo loro non hanno sparato sulla tolda o sulla coperta del peschereggio per poter comunque creare danno a quelli che potenzialmente avrebbero potuto essere dei pirati, perché ancora non lo sappiamo. Comunque sicuramente non hanno ucciso due pescatori che erano lì per fare un lavoro. Sicuramente questo no. Alza bandiera!
sera! Francesca Diletta per Faenza Web TV.